Parliamo oggi ancora di ciò che accade nella città e che fa tanto rumore, cioè lo scandalo per le mazzette e tutto quanto altro è stato rilevato dai magistrati nella seconda ordinanza. Evidentemente qualcuno ha frainteso perché, ed è questa la nostra linea, lo ribadiamo sempre, tutti per noi sono innocenti fino a sentenza definitiva. Quindi noi osserviamo il massimo di rispetto nei confronti delle istituzioni. Per questo anche resto un po' perplesso rispetto ad una nota che il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha inviato ieri, evidentemente contestando qualcosa come se fosse attaccato da qualcuno. Certo, i fatti sono quelli che stanno scritti e sono dati nella città. Il suo coinvolgimento nessuno lo ha messo in discussione. Ieri, peraltro, è andata dai carabinieri a rilevare i telefonini che le erano stati sequestrati, tutto normale. Anzi, ci fa piacere ancora di più che nella lettera che ha fatto ieri, la pregherei insomma anche di usare un tono molto meno, insomma, che non ci piace. Nella lettera che ha fatto ieri, lei parla della città del futuro, di quella che ridefinisce la rivoluzione gentile. Noi aspettiamo solamente di vederla al lavoro, il resto riguarda i magistrati, i quali se scrivono delle cose e dicono delle cose, probabilmente hanno tutta come dire, la documentazione probante per poter affermare delle cose che evidentemente non sono accuse, sono delle riflessioni che i magistrati fanno. Tutto qui. È inutile creare polemiche all'atto dell'avvio di una fase nuova della città che noi ci auguriamo possa essere positiva, ma non possiamo dimenticare che questa città per la precedente amministrazione ha perso onore e dignità, almeno questo consentiteci di dirlo.